Buongiorno viaggiatori e benvenuti in Marocco. Più precisamente oggi siamo ad Agafay, a circa 30 minuti dall'aeroporto di Marrakech, a 50 minuti da Marrakech. Qui dietro potete vedere Agafay Luxury Camp, il campo tendato dove abbiamo deciso di restare una notte per raccontarvi un po' come si sta in questo deserto, che cosa offre la struttura e i prezzi e se effettivamente è luxury come si dice. Questa è la struttura centrale dove abbiamo la zona ristorante con i tavoli all'esterno. E i tavoli anche all'interno. Mentre dall'altra parte c'è zona bar e reception. Questa è la zona bar e reception. E poi in fondo iniziano a distribuirsi le strade dove ci sono tutte le varie stanze, anzi tende, che sono abbastanza isolate una dall'altra, e là nell'angolo c'è la zona piscina. Questa è la nostra umile tenda. Allora, ingresso vista bagno con vasca. Ovviamente poi sezionabile il bagno. Questo è il lavandino. Toilette. Così diventa tipico bagno privato. Abbiamo uno specchio. Un armadietto delle mensole. Un letto matrimoniale. La stufetta perché la sera fa freddo e il letto del castigo, quindi se uno non fa il bravo e si litiga non dorme su questo, e poi un pavimento pieno di tappeti che secondo me non laveranno particolarmente molto, quindi consiglio di venire con le ciocche in infradito. Che il sole sta calando e quindi la temperatura risulta un po' più tranquilla, si può stare fuori senza diventare rossi come un peperone. Per dirvi un po' le attività che si possono fare in questo campo tendato, essendo completamente nel deserto non potete uscire, andare fuori al ristorante, cercare, fondamentalmente dovete mangiare qua. E si mangia molto bene, oltretutto fanno mangiare tipico marocchino e lo fanno davvero bene. I prezzi non sono bassissimi, si parla di 29 euro 25 pranzo e cena a persona, però non avete molte scelte, nel senso o mangiate o non mangiate. L'altra attività che si possono fare per passare la giornata, oltre a stare nella piscina che comunque è molto bella, si può andare al bar o si possono fare delle escursioni tipo è uscita in cammello di un'ora e mezza, è l'uscita con i quad, uscite private con i van, comunque tutte gite che vengono fatte nei dintorni del deserto. Noi abbiamo fatto gita in cammello di un'ora, l'abbiamo fatta verso le 6 di sera, siamo appena tornati, e la consiglio perché soprattutto a quest'ora siete vicino in zona tramonto, quindi ci sono dei panorami bellissimi, consigliatissimo. Eccoci ragazzi, alla fine di questa esperienza cerchiamo di trarre un po' le nostre conclusioni, anche se è stato solo un giorno, per dirvi un po' quello che ci è piaciuto e quello che non ci è piaciuto. Allora, partirei con le cose che ci sono piaciute. La location, nel senso paesaggio bellissimo, proprio mozzafiato, è bella anche la parte dove si mangia, dell'accoglienza,
E molto bella anche la piscina, grande, quindi se ci sono appunto delle belle giornate, si può usufruire tranquillamente. Quello che non ci è piaciuto, diciamo, della stanza, che poi in realtà è una tenda, diciamo che dal prezzo che pagate per una notte poteva essere fatta meglio, non tanto per le decorazioni che vabbè ci sta essendo nel deserto, però per i servizi base, tipo noi abbiamo avuto problemi con l'acqua calda e sono dovuti intervenire 2 o 3 volte per accendercela, comunque anche la vasca al doccino che cioè, non funziona bene. Sono piccole cose che comunque anche i tappeti nella stanza, diciamo, li eviterei per dare un po' più di igiene alla cosa. Esatto. Ogni tanto loro si perdono un po' Nella gestione del nella gestione cliente. del cliente e vantano di essere luxury, ma in realtà c'è poco di luxury. Se tu gli chiedi del tè piuttosto che un po' di pane, loro te lo portano dopo tanto, piuttosto che si dimenticano, quindi ci sono tante pecche, mancano in un po' di punti. E l'altra cosa è che comunque siete qui, non avete molte scelte nel poter andare a mangiare o fare escursioni, comunque i prezzi sono quelli che vi danno loro e non sono bassi rispetto al resto di Marrakech, quindi vi dovete un po' adattare. È una bella esperienza, però sappiate che costa di più di quello che vi offre. Forse la soluzione migliore sarebbe di fare la gita in giornata. Esatto, quindi di venire il pomeriggio in pieno caldo, fare un aperitivo piuttosto che bere del tè con dei biscottini nella parte dell'accoglienza, bellissima, dove si vede tutto il paesaggio, tutto il deserto, e poi fare un giro con il cammello semplicemente, senza dover restare qui una notte. Perché per quanto ci riguarda costa veramente tanto e non, alla fine non ne vale la pena. Esatto, diciamo la parte più scadente, che è anche quella che costa di più, è proprio il soggiorno, quindi il pernottamento, anche se in realtà di notte poi l'atmosfera è molto particolare, perché luci ce ne sono pochissime, cielo stellato, atmosfera molto, molto bella, fa freddo, quindi bisogna coprirsi per Abbiamo bene. 1000 coperte, abbiamo una stufetta accesa. Consiglio, giustamente, per fare le escursioni, siete nel deserto, che non è in realtà un deserto con la sabbia, comunque è un deserto terroso, polveroso, quindi portatevi delle scarpe che qui non ve ne frega niente, facilmente pulibili, ecco. Comode più che altro. È abbastanza leggere perché di giorno fa veramente tanto caldo, quindi non scarpe pesanti di pelle, non stivaletti, ma sneakers di cotone. Quindi, questo Agafay Desert Luxury Camp, possiamo dire Desert Camp sì, Luxury Anche no. no. Ah, e poi soprattutto ricordatevi che qua c'è il telefono wireless. Senza fili, per davvero. Un finto telefono in un luxury camp. Boh. Alla prossima!